Una buona serata di nuovo, buona domenica nera per l'Abruzzo di Serie C, sconfitto il Teramo nettamente a Carrara 4-0, pareggio 0-0 per il Pescara contro la Lucchese, ma è un pareggio che innanzitutto si inserisce all'interno di una contestazione prima della partita contro l'attuale dirigenza, ma che non risolve i problemi di un Pescara che adesso veramente vivacchia all'interno di una zona playoff all'interno della quale è dentro dei soli due punti. Ne parleremo questa sera in Serie D, due partite delle abruzzesi rinviate, quella della Vastese e quella del Castelnuovo per casi di positività nel Montegiorgio e nel Fiuggi. Montegiorgio che avrebbe dovuto affrontare la Vastese, Fiuggi che avrebbe dovuto affrontare il Castelnuovo. Nel derby tutto abruzzese di Chieti, tra Chieti e Notaresco, vincono i rossoblù 0-2, mettendo a rischio la panchina di Lucarelli, che per ora è confermato dalla dirigenza neroverde, ma come sentiremo poi da Stefano Recanati sarà una fiducia condizionata dai prossimi risultati, dal prossimo soprattutto, e della trasferta di Montegiorgio qualora si giocasse e i casi Covid, l'emergenza Covid rientrasse all'interno dei rossoblù marchigiani. Pareggia a Fano il Pineto senza reti, 0-0, cade, ma non era una partita niente affatto semplice il Nereto contro il Trastevere. Questa prima parte la dedichiamo alla Serie C con chi oggi ci ha raccontato le partite. Innanzitutto vado in redazione da Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E poi chi ci ha raccontato le partite oggi? Paolo Renzetti e Ania Cantagalli. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Buonasera. Ciao, ciao. Grazie, allora, grazie per il ragazzo. Grazie per il ragazzo. Certo. È d'obbligo. È di nuovo derby. È di nuovo derby. È di nuovo derby. Un derby, oh. Mamma mia. Allora, partiamo con le questioni in casa biancazzurra, perché Paolo, te sei reduce da una partita finita senza gol e intanto ci scrivono: appena vinco il Super Enalotto lo compro io il Delfino. Innanzitutto in bocca al lupo, non tanto perché amico da casa, non tanto perché tu debba comprare il Pescara, in generale magari ti auguriamo di vincerlo il Super Enalotto. Partiamo con il servizio della partita. Vi ricordo, come ha fatto il nostro telespettatore poco fa, che ci potete scrivere al 392-623-7060 WhatsApp o SMS, che potete, volendo, commentare anche la diretta. Paolo, ci vediamo il tuo servizio. Pescara-Lucchese 0-0, perché poi sentiremo le parole di Auteri e soprattutto le parole del presidente Sebastiani. Servizio. Il Pescara rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria e perde la testa nel finale di partita, chiudendo il match in 9 per i rossi a Drudi, fallo da ultimo uomo, e Rizzo, fallo a gioco fermo su un avversario. Il finale di partita fotografa il momento di una squadra quasi allo sbando e vittima dei suoi limiti, con la contestazione dei tifosi che non ha risparmiato davvero nessuno. Auteri però resta al suo posto, come detto dal presidente Sebastiani al 91esimo. La Lucchese, senza strafare, porta a casa il punto che voleva dopo 90 minuti di poca sofferenza. Pescara che illude al primo minuto con Veroli, che in area scarica da ottima posizione su Coletta che respinge. Poi solo tanto possesso palla dei padroni di casa, ma zero occasioni. Il Pescara fa quello che può, ma per l'estremo difensore della formazione toscana nella prima frazione di gioco c'è davvero poco lavoro. Nella ripresa Pescara in campo con Ferrari al posto di un Rauti evanescente. All'ottavo minuto l'attaccante pescarese cade in area con l'arbitro che prima indica il dischetto e poi ci ripensa e assegna la punizione alla Lucchese per l'offside dell'attaccante pescarese che aveva commesso anche fallo su un avversario. Al 13° minuto Ferrari ci riprova di testa mandando il pallone di un soffio al lato. Poi solo tanta confusione e nervosismo con gli abruzzesi ad attaccare a testa bassa senza costrutto. Da segnalare solo un tiro di Dursi di pochissimo fuori al 34°. Auteri opera diverse sostituzioni, ma in campo non accade nulla prima di un finale di partita indecoroso con una maxi rissa finale in campo e che vede l'espulsione prima di Drudi per fallo da ultimo uomo e poi di Rizzo nella mega rissa finale che coinvolge giocatori delle due squadre. Punto meritato per i rossoneri di Pagliuca che allungano la serie positiva confermando l'ottimo momento in stagione. Per il Pescara un'altra gara da dimenticare con la classifica sempre più anonima e con la gara di domenica prossima in casa
presenza del Grosseto, che metterà in palio punti pesantissimi in terra maremmana. In panchina ci sarà Auteri, il Pescara avrà diverse assenze, ma questa volta non si potrà davvero sbagliare. Il rischio è di finire nel baratro di una crisi senza fine. E Paolo, hai proprio ragione, perché insomma questa è una squadra che anche oggi ha mostrato pochi segnali, soprattutto di avere le potenzialità più psicologiche che tecnico-tattiche di invertire una tendenza che, se vediamo la classifica, adesso ancora il Pescara in una posizione che non è veramente né carne né pesce, anzi, quasi più da guardarsi, nonostante la parte sinistra, più da guardare dietro che guardare davanti. Beh sì, lo dicevamo anche prima, l'abbiamo detto anche nella diretta, quello che è successo nel finale della gara di oggi, diciamo, è la fotografia di quella che purtroppo fino ad oggi è stata la stagione del Pescara, una stagione negativa, insufficiente, ben al di sotto delle aspettative, delle attese. E voglio dire, senza entrare nel merito delle contestazioni, diciamo anche della durezza delle contestazioni, chiaramente i tifosi non possono essere e non potevano essere soddisfatti del rendimento di questa squadra che evidentemente all'inizio stagione aveva illuso un po' tutti, anche noi giornalisti, perché quelle vittorie un po' sofferte arrivate spesso nel finale avevano fatto pensare che insomma questa potesse essere una stagione, se non in discesa, una stagione in cui il Pescara avrebbe potuto lottare per la conquista del primo posto e dunque della promozione diretta. Diciamo che a poche partite dal termine del girone d'andata, credo che a questo punto gli obiettivi debbano necessariamente cambiare, ai noi, perché Pescara è lontanissimo dai primi tre posti e probabilmente a questo punto è inutile farsi illusioni, bisogna pensare a salvare in qualche modo questa stagione. Questo vorrebbe dire acciuffare quantomeno il quarto posto, che in chiave playoff qualche piccolo vantaggio lo riserverebbe, però al di là del piazzamento in classifica e anche della distanza del Pescara dalle primissime posizioni, quello che non fa dormire sonni tranquilli i tifosi è proprio il momento che sta attraversando la squadra. C'è stata nelle ultime settimane una involuzione paurosa nel Pescara. Questa squadra prima prendeva, lo abbiamo detto più volte, tanti gol, ma ne faceva abbastanza, non tantissimi, ma ne faceva abbastanza, si rendeva pericolosa, poi spesso non riusciva a capitalizzare le occasioni create. Invece da un mese e mezzo a questa parte questa squadra qualche gol lo continua a prendere, non è stato così oggi, ma soprattutto costruisce quasi zero in 90 minuti. Con queste prestazioni non si può essere molto positivi per il futuro. Ci arriva una domanda, una considerazione da casa, cioè Ania, vogliono sapere da te cosa pensi della crisi del Pescara. Credo che il finale di gara evidenzi un po', fotografi la situazione in casa Pescara, ovvero quello che è accaduto nell'immediato verso la fine e anche subito dopo, cioè un nervosismo per risultati che non riescono ad arrivare, per un bandolo della matassa che tra staff tecnico e anche un po' dirigenza ovviamente non si riesce a sbrogliare. È chiaro che ci sono, a mio avviso, dall'esterno varie responsabilità, ognuna per il ruolo di propria competenza, quindi quando le cose vanno male è impossibile pensare che solo una parte sia colpevole e nessun altro invece lo sia, esattamente come quando le cose vanno bene. Quindi è difficile uscire fuori da certe situazioni, e mi fa anche pensare il fatto che oggi Auteri si sia giocato la panchina praticamente rinunciando a tanti senatori, mi fa pensare sul reale stato dello spogliatoio all'interno del Pescara. Io prima di tornare da te Paolo, volevo andare ad ascoltare le parole, uno stralcio delle dichiarazioni, intervista di 10 minuti che ti ha rilasciato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, perché noi oggi abbiamo cercato di, c'è stato anche l'intervento di Enrico Rocchi a proposito, domani sera puntata ai replay assolutamente da non perdere,
in cui i due piani, quelli che riguardano la società e quelli che riguardano in questo momento l'aspetto prettamente sportivo, sembrano insomma mischiarsi, cioè la conferma di Auteri perché Sebastiani dice io da questo momento non decido più niente perché c'è la contestazione, allora si faccia avanti chi vuole il Pescara. L'andiamo ad ascoltare, poi con te facciamo il punto per capire anche da te che sensazione hai avuto di queste parole. Ascoltiamo Sebastiani. Permettimi di dire una cosa prima di ascoltare sì. il presidente Sebastiani, se posso. Sì. Oggi probabilmente ho avuto una conferma che Auteri avrà pure le sue colpe, le sue responsabilità, ma con questa squadra, così come questa squadra sta giocando, così come stanno rendendo questi giocatori, probabilmente con un altro allenatore non so se le cose sarebbero molto diverse rispetto a questo momento. Ok, intanto ci ascoltiamo le parole del presidente Sebastiani. Ci saranno delle novità? Non ci saranno novità, perché da oggi in poi io non prenderò più nessuna decisione, visto che devo andare via, è giusto che chi arriva prenderà le decisioni conseguenti, quindi ho detto già dei tuoi colleghi, io da questa sera le mie quote sono a disposizione di chi vorrà e potrà prendersele, perché purtroppo chi parla senza sapere, senza conoscere, deve sapere che ci sono delle regole, quindi io le quote, siccome una SPA che non è che fa la produzione di bibite, ma gioca a calcio ed è affiliata alla federazione, c'è bisogno che siccome ci sono delle regole, c'è bisogno di gente che venga, sia accettata dalla federazione, rilasci le garanzie che oggi sono a mio nome e domani saranno a nome di qualcun altro, e io sono a disposizione, ma da questa sera, perché io di venire allo stadio e prendere offese personali da gente che non sa nemmeno di che cosa parla, mi sono rotti i coglioni, ma nel vero senso della parola. Credo che vada aiutata la squadra, e in questa situazione qua anche la squadra ne risente, perché purtroppo giocare in questo clima è come giocare fuori casa, o peggio ancora in un clima ostile, e poi è chiaro che la palla pesa di più. Io ho messo a disposizione le mie quote, qualcuno che contesta dovrà metterci anche la faccia, perché mi dovrà portare qualcuno che compra il Pescara, e io sono a disposizione, però è inutile che continuiamo a fare le chiacchiere, perché poi le chiacchiere non è che qui sembra quasi che io rompi le scatole a qualcun altro, e forse sono arrivato al punto che sono io che mi sono rotto le scatole, quindi diciamo che da questo punto di vista io sono a disposizione, non è che devo stare nel Pescara, io per fortuna, per mia fortuna ho sempre lavorato e quindi vivo di altro, non di Pescara. Credo che questa squadra tutto sommato abbia i mezzi per riprendersi, perché non credo di aver costruito una squadra che non può giocare a calcio, e d'altronde oggi mi sembra che non abbiamo preso manco un tiro in porta, quindi tutto sommato se la Lucchese ha i nostri stessi punti e non abbiamo rischiato nulla, vuol dire che il Pescara la sua parte l'ha fatta. Sicuramente a tutti quanti noi dispiace, a tutti quanti noi vorremmo vedere il Pescara vincere, perché c'ha i mezzi per farlo. In questo momento non ci si riesce, speriamo che trovino le soluzioni giocatori e allenatore per uscire da questo momento difficile. Come, secondo lei, presidente, come si può uscire da questo momento? Parliamo ovviamente di calcio giocato difficile per questa squadra che non riesce a vincere le partite, ma non riesce spesso a proporre neanche gare all'altezza. All'altezza di chi? All'altezza di una rosa che sulla carta è una rosa di primissima qualità. Probabilmente, lo ripeto, i ragazzi ci devono mettere di più in campo e il mister deve trovare le soluzioni giuste. Quote a disposizione, Paolo, poi voglio sentire anche il parere di Andrea. Non è la prima volta che Sebastiani parla di le mie quote sono a disposizione, chi ha la forza di subentrare a quello che ho fatto fino a questo momento ha strada libera. Però questo come si incastra poi con il fatto che comunque c'è un campionato che va avanti, con la trasferta di Grosseto che arriverà, con i 22 punti in classifica, cioè come si fanno poi a intersecare questi due discorsi? Ma io credo insomma, si andrà avanti con Sebastiani, perché non mi risulta, per quello che ne so io, che ci siano in questo momento imprenditori pronti ad entrare in società o a comprare il Pescara. Poi può darsi che domani possa essere smentito. Ecco, ma allora, siccome anch'io sono del tuo stesso parere, se è vero come è vero quello che te dici e quello che penso anche io,
evidentemente in questo momento non è cogente la situazione societaria, forse è più cogente la situazione dentro il campo. Ma sì, ma d'altronde è tutto collegato, come dicevi tu prima, le questioni societarie e quelle di calcio giocato, anche perché, voglio dire, seppur un imprenditore volesse avvicinarsi al Pescara, adesso senza entrare nel merito delle cifre, dei costi dell'operazione, certo è che questa classifica, questo rendimento della squadra e questo clima non agevolano l'eventuale avvicinamento di qualche imprenditore, perché è chiaro che voglio dire, si troverebbe una squadra in difficoltà, troverebbe una classifica non bella e quindi non sarebbe facile in questo momento per chi volesse prendere il posto di Sebastiani fare qualcosa diciamo, cioè ottenere subito dei risultati. Poi è chiaro che c'è anche da dire un'altra cosa, che se dovesse arrivare qualche altro dirigente, prendere il posto dell'attuale presidente e dell'attuale proprietà, sicuramente non troverebbe un ambiente così ostile, perché sappiamo che nel mirino della tifoseria, di una larga parte della tifoseria, c'è soprattutto il presidente. Se questo presidente un domani dovesse andare via, chi arriverà sicuramente non troverà le contestazioni della piazza. Però chiaramente la situazione in generale non è una situazione positiva che possa, diciamo, far a qualche imprenditore a cuor leggero prendere la decisione di venire a Pescara. Poi può darsi che domani accada questo, poi il presidente Sebastiani probabilmente sarà il primo ad esserne contento. Perfettamente d'accordo con te. Il problema, Andrea, giro anche a te la considerazione, il problema è che se in questo momento, per mille motivi, perché non ci sono magari imprenditori disposti in questo momento a rilevare le quote della Pescara Calcio, perché comunque anche qualora ci fossero, ci sono tempi tecnici lunghi che non si conciliano con le esigenze di questa squadra, se il problema delle quote societarie non è una priorità in questo momento, e come poi si concilia Sebastiani che dice no, io non prendo più decisioni perché adesso è giusto che decida chi mi vuole mandare a casa. No, in questo momento è lui il presidente, deve prenderle lui e se decide di confermare l'allenatore è perché crede in questo allenatore, non perché ci sia una contestazione. Ma più è, una o meno risposta, è una risposta di pancia che però è coerente con quello che ha fatto nelle ultime settimane. Auteri è sempre rimasto sulla panchina del Pescara, ha tremato dopo Pontedera, ma è stato confermato ed è stato ulteriormente confermato. Quindi questo fatto di dire io non prendo decisioni perché sono contestato, le mie quote sono a disposizione, è una risposta piccata, una risposta di pancia al clima che si è creato. La realtà è che se avesse voluto veramente esonerare Auteri, poteva farlo questa sera, poteva farlo anche una settimana fa, poteva farlo anche dopo la partita col Teramo, poteva farlo anche nelle partite precedenti. Evidentemente ci sono delle condizioni per cui Auteri, il caso che resti, mi viene da pensare perché probabilmente mettere un terzo allenatore al libro paga potrebbe essere troppo, non so, ci possono essere svariati motivi, però il dato di fatto è che si continua ad andare avanti con Auteri. Potrebbe essere pericoloso, oppure potrebbe il Pescara prima o poi invertire la rotta. Difficile pensare che si possa invertire la rotta, perché la china che ha preso questa stagione è una china molto molto pericolosa. Io vedo una squadra vuota, una squadra che oggi contro la Lucchese doveva dare una risposta importante dopo anche il confronto che c'è stato lunedì, e invece il Pescara tira fuori una prestazione senza, anche in questo caso come anche a Pontedera, senza né capo né coda. La Lucchese è venuta a Pescara e senza sudare sostanzialmente ha portato a casa un punto che era quello che voleva, perché magari la Lucchese, se avesse voluto rischiare qualcosa di più, magari portava a casa anche i tre punti e ci stava per scappare. L'errore di Drudi alla fine è l'errore di un giocatore anche lì di grande importanza, perché è uno dei giocatori più esperti, che si spegne la luce, sbaglia un pallone banalissimo e per poco manda in porta l'avversario, fa fallo e viene espulso.
e poi tutto quello che è successo alla fine, quella rabbia che la squadra non riesce a canalizzare con le energie in campo finisce in questi gesti che sono stati commessi a fine partita, magari anche con le provocazioni, ma le provocazioni in campo ci sono, non è detto che poi bisogna reagire in maniera così plateale, quindi è una situazione di disfacimento che non è difficile da arrestare, sarebbe il caso di intervenire e fare qualcosa, il Presidente la vede diversamente. Peraltro, vi segnalo anche che è vero che per un allenatore è difficile essere sempre sulla graticola, questo lo dico a beneficio anche di chi ci segue da casa, ma ponetevi anche nella condizione di un allenatore che guida una squadra che non ottiene i risultati e sa che comunque sarà confermato e che quindi si troverà nella situazione di dover giustificare anche la sua permanenza, anche non in maniera diretta, ma oramai tutti, il presidente Sebastiani lo ha detto, Auteri, finché sarò io presidente, non se ne va, mettetevi anche nei panni di Auteri, che sa rimarrà. I panni di Auteri sono questi, cioè lui non si pone il problema di giustificare la sua presenza, lui dirà chiedete al presidente, è il presidente che semmai deve... Io mi pongo nei suoi panni quando devo spiegare l'ennesima prestazione in colore della squadra, ecco perché poi si dice che il disco è rotto, perché alla fine... a inizio stagione si diceva ok, magari oggi non c'è stato il risultato, però magari la prestazione è una prestazione che può far parte di un percorso di crescita, poi i risultati continuano a non venire, a un certo punto dice ok, domani a dispetto della prestazione dobbiamo fare il risultato perché ce lo impone la classifica e continua a non fare il risultato, e ora che cosa puoi dire più? Le prestazioni non ci sono, i risultati neanche, è difficile stare lì a commentare le partite con quelle che erano le ambizioni di inizio stagione. Quindi diciamo che la cosa più naturale sarebbe cambiare l'allenatore, ma probabilmente come è successo negli anni passati questo potrebbe invertire il trend per due partite e poi si tornerebbe punto e da capo. C'è una situazione di disfacimento che va più ad alti livelli e che, ecco, mi rifaccio a quello che ho detto tempo fa, come quando nel ciclo di Campitelli a Teramo, dopo Savona, tutte le cose che venivano fatte portavano comunque risultati negativi a contestazione della piazza, qui accade la stessa cosa e invertire il trend, lo abbiamo visto, è molto ma molto ma molto difficile. Quindi io davvero non vorrei essere nei panni del presidente, perché sembra che non ci siano grosse vie di uscita, a meno che, e chiudo, si arriverà con Auteri tamponando le falle al mercato e al mercato non si provvederà a cambiare, se possibile, ma ci sono i contratti di mezzo, buona parte di questo organico. Paolo, tra poco lo sentiamo Auteri, ma al di là di quello che dirà, che poi vi abbiamo anche mostrato oggi, poi ne sentiremo solo alcuni stralci, come ti è sembrato proprio umanamente in questo momento? Beh, una persona umanamente è una persona un po' in difficoltà, perché sa che la sua squadra non gioca bene, sa che ovviamente lui è il primo responsabile, perché lo dicevamo prima, quando le cose non vanno l'allenatore giustamente è il primo responsabile, e poi come si suol dire c'è un uomo solo al comando, Auteri, in cioè questo lui, momento ieri ha detto gli allenatori sono per antonomasia persone sole, perché guidano un gruppo, con lo staff, però tendenzialmente diciamo che poi nessuno va a prendersela con l'allenatore in seconda, per intenderci, quando le cose vanno male, si punta sempre l'allenatore. Però è anche vero che probabilmente anche nella costruzione dell'organico, della squadra e quant'altro, Auteri probabilmente un po' ci ha messo e un po' ci ha messo che non fosse farina del suo sacco. Giusto per continuare un po' Però anche qui bisogna dire una cosa, è che lui a inizio stagione, noi abbiamo le registrazioni delle interviste, disse che era soddisfatto della squadra che era stata costruita dalla società, che era contento del lavoro fatto dalla dirigenza, e quindi se Auteri il 20 di agosto dice che è soddisfatto dell'organico, dice che è contento della squadra che ha a disposizione, noi prendiamo atto di questo,
Mi sembra che qualche giorno fa abbia più o meno ribadito lo stesso concetto, dicendo che questa è una squadra che ha qualità, dicendo che questa è una squadra in cui ci sono giocatori che sanno giocare al calcio, però poi i risultati dicono altro. Tornando al discorso di prima, oggi ho visto un allenatore, forse per la prima volta, veramente in difficoltà anche dinanzi ai microfoni. Andrea scuote la testa, non è molto convinto. Beh, ieri Auteri in conferenza stampa ha, se non attaccato, puntato il dito verso Rizzo e Diambò, ha detto: giocatori che hanno giocato di meno, quando li ho chiamati in causa e ha citato Rizzo e Diambò, hanno fatto male, hanno deluso. Oggi ha puntato il dito contro il primo tempo di Pompetti, che ha dovuto tranquillizzare. In passato anche altri calciatori sono stati, quindi insomma, voglio dire, è vero che ci può stare la frase di circostanza inizio stagione sono contento, anche perché è difficile. Se era una frase di circostanza è grave, se mi permetti, perché l'allenatore, sì. L'allenatore se a inizio stagione non era contento dell'organico messo in posizione, il 20 di agosto è difficile, poteva anche dimettersi, non la fate così facile, perché poi sento dire queste frasi buttate lì. Ci può stare che un allenatore non sia soddisfatto, ma fa buon viso a cattivo gioco e non è che lascia il contratto, cioè è difficile, cioè, cerchiamo di fare ragionamenti un po' più pertinenti, altrimenti se non è A è assolutamente B. Può essere che questa rosa andava completata un po' meglio, ma probabilmente a fare la differenza, perché questa rosa comunque poteva andare bene, anche se era sicuramente migliorabile, quel fatto che lui si è sentito in dovere, Auteri si è sentito in dovere a un certo punto di cambiare faccia alla squadra sulla base di quelle famose pressioni, quando questa squadra come risultati non aveva fatto malissimo. Però malissimo, Andrea, sta facendo ora. Faccio solo un appunto, veramente un appunto. È una considerazione personale, non mi si venga a dire che Auteri ha cambiato per la piazza, perché io non lo immagino Auteri dentro un bar a prendere un caffè con un tifoso che gli dice: ma sai che cosa c'è? Secondo me è meglio che ti metti 4-3. E Auteri dice: ah, sai cos'è? Dopo 30 anni non ci avevo pensato. Se ha cambiato è stato dopo un confronto con qualcuno all'interno della società, appunto, è quello che sto dicendo. L'ha detto Auteri, e quindi probabilmente era il caso di andare avanti per la propria strada, anche perché lui fa un certo tipo di calcio, è conosciuto per quello, e tutti i calciatori che noi abbiamo intervistato in questa sede, qui abbiamo posto questo quesito: ma Auteri, ti sorprende che abbia cambiato modulo e interpretazione delle partite? Tutti quanti hanno detto sicuramente sì, accidenti. Quindi insomma questo, dopodiché questa situazione di disfacimento, anziché arrestarsi, purtroppo sta proseguendo. Sì. Andrea, scusa, una considerazione, 10 secondi, ma tornando a bomba, questa squadra, per caratteristiche tecniche dei suoi giocatori, è una squadra, era ed è una squadra adatta al 3-4-3? Fino in fondo, a mio avviso, no, soprattutto a centrocampo. Però da qui a produrre questi risultati, poi ce ne passa. Potevi stare, non so, 6, 7, 8 punti dietro. Proprio spariamo qualche numero così, ma comunque in un raggio di un certo tipo, non agonizzante, quasi a ridosso dell'esclusione dalla zona playoff. Faccio un salto da te, perché tra un po' sentiamo Auteri, e la cosa probabilmente che stupisce un po' è che Guidi, per esempio, oggi dopo Carrara ha detto: mi assumo la responsabilità, ma anche qualcuno nello spogliatoio deve assumersela, è colpa nostra, è vero le difficoltà, cioè c'è stata una presa di coscienza direi quasi immediata, cosa che tra un po' sentiremo Auteri. Io in casa biancazzurra faccio fatica ancora ad ascoltare, cioè tra un po' sentiremo l'allenatore del Pescara che dice: beh, tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Sì, mi ha ricordato un po' il Guidi post Montevarchi Teramo, in cui si è espresso più o meno con gli stessi termini di oggi. Tra l'altro Montevarchi, Ponte d'Era, che tornerà proprio la settimana prossima per il Teramo. Quando ci sono state brutte prestazioni evidenti, Guidi non si è mai tirato indietro, non lo ha fatto in quell'occasione, non l'ha fatto neanche oggi. Proprio la frase riferita però al resto della squadra un po' mi ha fatto pensare, Jacopo, cioè su qualcuno che magari
abbia mollato un po' troppo presto rispetto ad una gara. Devo capire se c'è qualcuno a cui sta a cuore questa maglia o qualcuno che ha già abbandonato la nave e non ci crede più. Ed è una cosa che sembra, cioè, nella situazione, mettendo a confronto le due situazioni, io mi sarei quasi aspettato prima a Pescara che a Teramo. Certo, ovviamente, per quello che avrebbe dovuto fare il Pescara e che non sta facendo, doveva arrivare molto molto prima rispetto al Teramo. Quindi a Teramo c'è una presa di coscienza evidente, comunque, anche rispetto ad una classifica a cui magari manca qualche punto per il Teramo. Pescara questa presa di coscienza ancora manca. Auteri, nel post-gara. Secondo me la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Chiaramente c'è un po' di nervosismo, è un po' di nevrosi, un po' di tensione, quindi ci sono anche dei ragazzi che vanno tranquillizzati, come Pompetti, che ha fatto un ottimo secondo tempo. È un esempio Pompetti, ha fatto un ottimo secondo tempo perché era un po' teso, agitato, ci teneva particolarmente. Bisogna avere anche l'abitudine a vivere dei momenti. La squadra ci ha provato fino alla fine. Poi non lo so cosa intende lei per salvare, avremmo potuto trovare anche lo spunto importante. Qualcosa abbiamo costruito di fronte poi a un secondo tempo in cui comunque la Lucchese si è chiusa riccio. Abbiamo creato 4-5 occasioni in cui potevamo anche sbloccarla la partita, e che maldestramente abbiamo sbagliato le scelte. Fronte in Viena abbiamo creato una importante, ma anche dopo. Sì, questo è vero, non siamo riusciti a essere lucidi negli ultimi 20 metri, però la squadra ha dato tutto, ha pressato, ha chiuso, ha continuato a giocare sui ritmi, ci ha provato in tutti i modi. Ripeto, io non ho nulla da dire, neanche mi lamento, perché faccio una premessa, i tifosi hanno ragione, ma è normale che i tifosi vogliono soltanto vedere applaudire la propria squadra, e noi questi applausi non ce li siamo meritati, per cui è normale che ci sia dissenso, è normale che ci sia delusione, è normale che ci sia anche reazione da parte dei tifosi, ma noi questo lo dobbiamo tenere a mente. Però bisogna sempre mantenere la lucidità. Ecco, in alcuni momenti questo non l'abbiamo fatto, però la squadra ha dato tutto, veramente tutto. Ma chi ha giocato, chi è subentrato dopo? Ah sì, sbagliamo, perché Rizzo ha commesso un errore, però al fischio finale un giocatore loro ha dato una gomitata che nessuno ha visto. Poi c'è stato l'episodio, anche questo anomalo, perché non è la normalità. L'arbitro ha concesso calcio di rigore, il quarto uomo non l'ha dato, che era a 50 metri dall'azione, l'arbitro era vicino. L'arbitro ha concesso calcio di rigore. Poi qualcuno gli ha fatto cambiare idea. Anche questo ci succede. Io non è che mi voglio lamentare, perché voglio dire, non ha senso, però è un episodio che è così. Certo che dopo Rizzo non deve fare, deve rimanere lucido, deve rimanere, non si deve fare prendere dalla nevrosi. Ha fatto poi un gesto più plateale che formale, non ha dato né un cazzotto né una gomitata, ha dato una spinta, ha fatto una rincorsa. Allora, siccome c'è un po' di tensione, anche chi arbitra dovrebbe avere un po' più di equilibrio, insomma, e passare meno. Io non mi aspetto 3 giornate di squalifica a Rizzo, perché poi se scrivono condotta violenta a fine gara, eccetera, ma non è così, è stato più un fallo formale, più una cosa formale, più una reazione formale che materiale. Materiale, la gomitata l'ha presa Ferrari alla fine, ma non serviva, l'arbitro aveva già fischiato la fine. E però lì 4 persone, nessuno ha visto, ma non è, lo dico non, perché lei mi ha fatto la domanda, non ha influito sul risultato sicuramente. Anche qualche si è soffermato sul post gara Auteri, però insomma Paolo, a noi la parte che ci ha un po' stupito un po' di più è questo fatto del dover tranquillizzare. Ha fatto l'esempio di Pompetti dentro gli spogliatoi, di avergli dovuto dire non vai tranquillo, continua a giocare a calcio. Cioè, è anche oggettivamente, cioè, che la situazione non sia semplice è evidente, sotto gli occhi di tutti, basta guardare la classifica. Che si arrivi addirittura, diciamo, quasi a un outing del genere, cioè devo andare negli spogliatoi a cercare di rimotivare un ragazzo, più ragazzi, perché magari sentono un po' troppo il peso del pallone, non apre grandissimi scenari, eh? Beh sì, diciamo che per certi versi, Jacopo, le dichiarazioni dell'allenatore al 91esimo per alcuni motivi sono anche comprensibili, perché forse in questo momento lui, da padre di famiglia, qual è di questa squadra,
non vuole andare a incidere ulteriormente, a mettere il coltello ancora più nella piaga, però poi sentir dire abbiamo fatto quello che potevamo fare, insomma, i ragazzi... Sì, però voglio dire, una partita cioè, io del queste genere... sono dichiarazioni che mi aspetto se alleni Limolese, per dirne una, non esatto, si offenda esatto, nessuno. Esatto. Se alleni infatti... Limolese, fai 0-0 in casa contro la Lucchese, sei lì, cioè, beh, abbiamo fatto una buona partita, però insomma non è questo lo standing del Pescara oggettivamente. No, ma soprattutto anche perché, con tutto il rispetto per la Lucchese che ha gli stessi punti del Pescara, oggi di fronte c'era un avversario che... ha tirato una volta in porta in 90 minuti, non è che il Pescara abbia fatto molto di più, poi tra l'altro Lucchese ha rischiato anche di vincere la partita perché con quell'errore di Rudi, se Rudi non fosse poi riuscito a bloccare il giocatore e a prendersi il rosso, probabilmente forse la Lucchese avrebbe portato a casa anche la vittoria, immeritata, però voglio dire il calcio è anche questo. Però in questo momento l'allenatore forse, ripeto, anche... comprensibilmente per alcuni motivi cerca di non andare ulteriormente a spingere sul morale di una squadra che non è sicuramente alto. Poi non so se oggi nel corso della trasmissione pomeridiana avete mandato l'intervista, la battuta di Ingrosso. No. Ingrosso ha detto una cosa giusta che più volte noi abbiamo ripetuto, soprattutto Andrea, in questi mesi: c'è una negatività nell'ambiente che poi si ripercuote inevitabilmente durante i 90 minuti. Questo Ingrosso lo ha detto in maniera esplicita, ha detto c'è una negatività e purtroppo poi escono queste prestazioni. E Paolo, difficile quello, anche spiegare perché. È proprio quello che io in precedenza ho detto circa i cicli dei presidenti. C'è questa negatività. Ricordiamoci che ad esempio a Pescara negli anni 2000, tu Paolo già seguivi molto da vicino il Pescara, in quegli anni Pescara ha avuto tante retrocessioni, ha avuto dei ripescaggi e quindi ha potuto fare più campionati di Serie B di quello che sul campo avrebbe meritato. Poi in due anni ci fu un ritorno in Serie B, ma poi subito retrocessioni, ripescaggi, retrocessioni, ripescaggi e poi retrocessioni fino al fallimento quando ci fu quella sequenza, no? Dopo Paterna, i vari Renzetti, Pincione e quant'altro. Quindi quando poi si entra in quel vortice, venirne fuori non è affatto semplice. Ecco, e quindi quella negatività di questo momento, di questo ciclo, i giocatori la avvertono, e i giocatori anche come Ingrosso, che hanno fatto la B, che hanno fatto la C ad alto livello, che ha giocato con Auteri, conosce bene i meccanismi di Auteri, tutti quanti, dai più giovani ai più vecchi, sono fagocitati da tutta questa atmosfera. Ecco perché prima ho detto che se fossi nel presidente sarei preoccupato e non vorrei essere nei suoi panni, perché sembra che non ci siano grandi vie d'uscita a questa situazione di disfacimento. Eh sì, è proprio così. Oh, Paolo, resta con noi perché adesso cambiamo sponda. Certo. Ania, se c'era la partita Montevarchi-Teramo come vetta in negativo... diciamo che adesso Guidi Montevarchi può dimenticarsela perché ci sarà Carrara come record negativo e non solo per il passivo. Adesso nelle conferenze stampa Jacopo, quando darà riprenderà a modo esempio una gara da non ripetere, oltre a Montevarchi-Teramo ci sarà sicuramente Carrarese-Teramo, siccome ha sempre ripetuto spesso Montevarchi come un mantra, come gara da non ripetere, credo che quella partita sia stata purtroppo superata quest'oggi. Per incapacità di reazione un po' la ricorda, perché un po' il Teramo è stato inerme come a Pontedera. Secondo me poi quella partita è stata anche un po' aggravata perché il Teramo aveva paradossalmente iniziato bene, ma si è sciolto come neve al sole dopo l'1-0. Secondo tempo che poteva essere una gara di reazione, una frazione di reazione, tutt'altro è stato invece per la formazione di Guidi. Quindi ripeto, quel messaggio che poi ha lanciato a fine partita sarà da analizzare. Non so se è un messaggio o è altrimenti un'indicazione molto molto importante in senso negativo, però.
Andiamo a vedere la partita. Carrarese-Teramo 4-0. Il servizio ovviamente firmato da Ania Cantagalli. E in coda ci ascoltiamo anche le parole tutt'altro che scontate di Federico Guidi. Il Teramo chiude una settimana di vicende extracampo come peggio non avrebbe potuto. La formazione di Federico Guidi incassa un 4-0 in casa della Carrarese che dice tutto, mettendo davvero poco in campo se non ad inizio gara. Il tecnico sorprende lanciando dal primo minuto tra i pali Perucchini, che fa il suo esordio in biancorosso vincendo il ballottaggio con Agostino. In difesa torna Soprano al posto di Bellucci, mentre più avanti è tutto confermato. Anche nella Carrarese ci sono sorprese, con Giannetti che non va nemmeno in panchina e con Totò Di Natale che sceglie per l'attacco mezze punte per comporre il reparto avanzato. Il Teramo parte bene e ha occasione di inizio gara che con il senno di poi peseranno sull'arco della gara perché non concretizzate. Inizia Mungo, che dopo aver scambiato con Malotti va via bene a tre in area e prova poi a piazzare sul primo palo, mirando invece all'esterno della rete. Due minuti più tardi Rosso serve Bernardotto, che dalla distanza non trova lo specchio. La Carrarese non riesce a rispondere, così il Teramo va ancora vicino al gol al tredicesimo, quando a Ziosmanovic serve Bernardotto in area, ma la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo. Diavolo, un minuto dopo, ancora pericoloso. Bernardotto ci prova un paio di volte e sul secondo tentativo trova sulla linea di tiro Malotti, che controlla ed in semirovesciata chiama alla parata Vettorelle. Daurì al diciassettesimo dà cenni di risveglio dei suoi Carrarese, che mano a mano sembra trovare le misure e riuscire ad arginare il Teramo. I campi toscani, anche se in erba sintetica, si confermano comunque poco fortunati per i biancorossi, perché Viero si fa male e dal ventiduesimo Lombardo ne prende il posto, andando a posizionarsi sul versante destro di difesa. Ziosmanovic di conseguenza si posiziona sulla mezzala sinistra. Al 36esimo la Carrarese fa tutto bene per portarsi dalle parti di Perucchini, ma Energe nel momento decisivo non trova la porta. Al 37esimo protesta in casa biancorossa per un Bernardotto chiuso in area. Arrigoni e compagni vorrebbero il calcio di rigore, il direttore di gara non la pensa allo stesso modo e fa proseguire. I marmiferi passano prima di rientrare negli spogliatoi. Al 42esimo a metterci una pezza è Perucchini, chiudendo di piede la conclusione ravvicinata di Battistella, servito da Dauria. Lo stesso numero 10 della Carrarese al 43esimo fa partire un cross che Perucchini questa volta non legge bene, facendosi scavalcare e non trovando nessun avversario a toccare. I padroni di casa così festeggiano il vantaggio. La ripresa è tutt'altro che uno spot di reazione del Teramo. All'ottavo infatti la Carrarese trova il raddoppio. Da un calcio di punizione di Dauria, Maurino fa da sponda per un altro colpo di testa, quello di Figoli, che deposita alle spalle di Perucchini. Qualche istante dopo i padroni di casa hanno un'altra chance e protestano per un presunto fallo di mano di Piacentini in piena area, su cui la terna fa invece proseguire. All'undicesimo ancora marmiferi con Luci che dagli sviluppi di un calcio d'angolo fa partire un tiro che si stampa sul palo, forse con leggera deviazione di Perucchini. Guidi prova a cambiare qualcosa facendo entrare Montaperto e Ndreka per Lombardo e Rillo, ma a farla da padrone è sempre la Carrarese. Al quarto d'ora Dauria, incontenibile, si fa toccare in area da Rosso. Questa volta è sì rigore per il direttore di gara. Mazzarani va dal dischetto e trasforma, spiazzando il portiere del Teramo e siglando il 3-0 per la Carrarese. Dauria al 24esimo una doppia chance e sulla seconda opportunità non inquadra la porta da buona posizione. Il Teramo sa che la gara è ormai compromessa ed il tentativo di Mungo al 27esimo dalla distanza è solo occasione estemporanea. La Carrarese in ripartenza va vicina al poker con Galligani, servito da Bravante, ma la conclusione è troppo centrale con Perucchini che para senza problemi. Dall'altra parte Ndreka prova a servire Mungo in area, il centrocampista impatta di testa ma non angola abbastanza per mettere in difficoltà Vettorelle. Subito dopo ancora marmiferi. Battistella in ripartenza serve Galligani che da buona posizione non concretizza l'azione del compagno. Il poker arriva comunque nel recupero quando Galligani trova in ripartenza il gol che stava cercando dal momento del suo ingresso in campo. Sempre Galligani al 93esimo va vicino alla doppietta dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il Teramo arrivano così i definitivi titoli di coda al termine di una prestazione insufficiente e con un'altra trasferta all'orizzonte, quella in casa del Pontedera. La classifica invece si fa sempre più preoccupante con il Diavolo che scende al 17esimo posto e con chi è alle spalle a trovare punti importanti. La squadra è partita molto bene, meritavamo di andare in vantaggio, specialmente nella prima mezz'ora. Abbiamo avuto due o tre situazioni molto importanti dove dovevamo sicuramente riuscire a concretizzare. Sarebbe stata forse anche un'iniezione di fiducia che in questo momento ne abbiamo anche un po' bisogno.
poi subito il gol, è chiaro che è cambiata radicalmente la partita e dal punto di vista emotivo non siamo stati capaci di fare una reazione, anzi ci siamo praticamente consegnati alla Carrariese, che poteva anche segnare più gol rispetto a quelli che ha fatto. E non so, è chiaro che c'è stato tanto di aspetto psicologico e sicuramente io non sono riuscito a trasmettere ai ragazzi quella che una difficoltà poteva diventare un'opportunità e soprattutto uno spirito di rivalsa. Detto questo, capisco il momento estremamente complicato, però non posso permettere quello che è successo nel secondo tempo, perché insomma poi diventa una buona partita che puoi anche perdere come fatta nel primo tempo, poi l'hai praticamente buttata via perdendo tutti i duelli, perché è chiaro che avevamo preso uno schiaffo del tutto inaspettato e forse in questo momento, per tutto insomma le problematiche che conoscete, magari la squadra aveva bisogno di un'iniezione di fiducia, magari andando a passare in vantaggio, che ci avrebbe, penso, anche sgombrato un po' la testa e fatto giocare in maniera serena. È vero che al primo schiaffo che abbiamo preso poi invece siamo completamente mancati e io non sono stato bravo insieme al mio staff a fargli capire questo anche dentro gli spogliatoi, perché il secondo tempo è stato pessimo, forse il più brutto di tutta la stagione. La prima cosa che ho fatto appena l'arbitro ha fischiato la fine, non sono andato neanche in mezzo al campo dai ragazzi, ma sono andato dai nostri tifosi, che ci sono stati vicini in un momento di difficoltà e ci hanno per tutta la partita continuato a sostenere nonostante le difficoltà che avevamo sul campo. Quindi io ho chiesto anche scusa, perché mi sento responsabile della mancata reazione del secondo tempo, e quindi sappiamo che è un momento difficile, però nei momenti difficili io mi aspetto sempre qualcosa in più, non qualcosa in meno, e devo fare anche un esame di coscienza io per riuscire a spronare i ragazzi e soprattutto magari cercare di capire quelli che si sentono veramente la maglia del Teramo addosso e vogliono far parte di questo gruppo, e chi invece ha già abbandonato la barca quando invece non era il momento. Sono queste le nostre responsabilità e oggi siamo mancati sia nella professione che nelle responsabilità. Io non me le tolgo di dosso, perché sono io il capo barca di questa squadra e io sono mancato nel riuscire a trasmettere loro quelle che sono le cose più importanti che dovevano essere fatte. È chiaro che all'interno dello spogliatoio poi tanti di loro dovranno sapersele prendere, come io me le sto prendendo adesso, perché siamo tutti colpevoli di una bruttissima prestazione. Oh Ania, più chiaro di così si muore, come si suol dire. Siamo mancati nella professione e nelle responsabilità, e soprattutto qualcuno poi negli spogliatoi ha detto: Guidi dovrà prendersi le proprie responsabilità, come io mi sto assumendo quelle generali per tutti. Ora, è chiaro che la situazione, la settimana non è stata proprio la più tranquilla che ci si possa immaginare, però evidentemente si può fare meglio di così. La settimana non è stata idonea, diciamo, per preparare una partita, uno scontro diretto nel migliore dei modi. Così come diamo per scontato sempre, l'abbiamo anche sottolineato prima, nella lunga lista di infortunati che comunque Guidi ha, che è un dato di fatto, a cui si è aggiunta anche Viero oggi, che sarà da valutare, quindi sarà un'ulteriore problematica in vista di sabato prossimo. Detto questo, se lo dice l'allenatore, che qualcuno magari oggi è venuto un po' a mancare, credo che sia lui in primis che possa parlare più degli altri. E non credo che questo discorso lui lo rivolga a dei ragazzini, ovvero non lo rivolge ovviamente ai più giovani della rosa, ai più giovani del gruppo. Credo che lo rivolga a quelli un po' più esperti, quelli più un po' più anziani. Secondo me anche quelli su cui lui si basa un po' di più,
Oggi Malotti e Rosso, non sto dicendo che è rivolto a loro, ovviamente, però Malotti e Rosso oggi hanno fatto, secondo me, non bene, male, così magari come non ha fatto bene Zsuzmanovic. Quindi credo che comunque questo discorso possa essere indirizzato a giocatori su cui Guidi si fida, cioè poggia le sue teorie di squadra, o comunque in campo magari a loro, a certi giocatori, a questi giocatori chiede un po' di più rispetto agli altri, proprio perché li conosce di più rispetto agli altri. Detto questo, è venuto a mancare la reazione di squadra, cosa che già altre volte in una situazione di difficoltà il Teramo è un po' mancato. Quando un allenatore parla davanti alle telecamere è sempre per mandare un messaggio. Se a Pescara magari Auteri manda un messaggio per cercare di tutelare i suoi, perché magari forse, o ipotizzo io dall'esterno, si è di fronte a una squadra troppo fragile dal punto di vista mentale, in questo caso Guidi forse ha la consapevolezza che i suoi dal punto di vista psicologico sono più forti rispetto a quello che si è visto oggi in campo, e magari vuole una reazione dal punto di vista caratteriale, perché non è mai una cosa, no, un allenatore quando parla così non è che lo fa soltanto perché è arrabbiato, è perché vuole chiaramente mandare un messaggio. Andrea, io chiedo anche a te un giudizio rapido su queste parole, soprattutto perché difficilmente si sente un allenatore che, insomma, fa percepire l'idea che qualcuno alla prima difficoltà, insomma, molli la questione. Beh, ma condivido questo. Posto che può essere un dato di fatto in tante circostanze, però un allenatore che lo dice, insomma, non è che si sente spesso, eh. Sì, è pur vero che, cioè, condivido questo monito, perché lui era stato chiaro, noi dobbiamo cercare di isolarci, e questo è il messaggio che aveva lanciato Guidi, dobbiamo pensare soltanto al campo. Quindi è giusto che abbia fatto questo richiamo, perché fin quando questi giocatori indosseranno la maglia del Teramo è giusto che diano il 110%. Questo è vero, e condivido il monito. È anche vero che lavorare in queste condizioni non è e non sarà semplice. Quindi lo stesso Guidi ha lanciato questo monito, ma sa bene che dovrà condividere questi pensieri, cioè nel senso che deve lavorare sul campo, ma deve anche tamponare spifferi che potranno esserci nelle prossime settimane. Quindi io, ripeto, condivido le sue parole, però è pur vero che la situazione non è affatto semplice. A tutto ciò aggiungiamo anche che il Teramo magari ha sbagliato due partite, il resto le ha fatte bene, vincendole e perdendole. Ha sbagliato due partite, tenuto conto che questo gruppo è stato incredibilmente limitato dagli infortuni, e alcuni di questi infortuni hanno interessato e Soprano, che è un giocatore importante per la difesa, tra i giocatori di maggiore esperienza, o giocatori che in certi momenti erano in un ottimo momento, tipo Cucurullo, lo stesso Rossetti, che è un altro giocatore di esperienza. Quando in un campionato ti vengono a mancare per tanto tempo tutte queste risorse, e quindi devi adeguare il Lombardo appena arrivato, spedire in campo Pinto che è arrivato con due allenamenti, tutto ciò poi rende ancora più difficile il lavoro. Lui fa bene a non darsi degli alibi, fa bene a tenere la barra dritta e a mandare qualche messaggio a alcuni giocatori, però obiettivamente in campo ci sono stati problemi certi circa la carenza dell'organico per i tanti infortuni, e fuori dal campo è scoppiato questo bubbone che non sappiamo come andrà a incidere sul futuro, perché tutti avevano contezza, anche la nuova proprietà aveva detto c'è bisogno di intervenire per rinforzare la squadra, ma ora questo intervento lo si potrà fare o no? E se non lo si potrà fare, che ne sarà del campionato del Teramo, che veniva ritenuto già difficile all'inizio con l'obiettivo della salvezza? Che ne sarà dunque del futuro? Lui si concentra sul campo, ma questi interrogativi iniziano magari a frullare nella testa di qualcuno. Aia, prima di chiudere, visto che Andrea ha detto in campo, fuori dal campo, vogliamo un po' fare il punto della situazione, anche non tanto dal punto di vista giudiziario, perché poi quelle sono cose che
se non hai le carte, non hai gli atti, c'è una procura di mezzo, è difficile dare una valutazione di come poi siano andate le cose. Dal punto di vista sportivo, noi martedì sera proveremo a fare un po' un'analisi di quelle che potrebbero essere le prospettive, che te hai anche scritto molto bene sul quotidiano Il Messaggero. Qual è lo stato dell'arte, cioè sportivamente a che cosa si potrebbe, non che cosa si andrà incontro, a che cosa si potrebbe andare incontro? Ma sportivamente gira tutto intorno a due aspetti, credo. Mi ricollego un po' alla richiesta giudiziaria citando il 60% delle quote sequestrate. Su quello si pronuncerà un altro GIP entro 10 giorni sulla conferma del sequestro o meno, come tutti gli altri oggetti sequestrati ai fratelli Ciaccia. Dal punto di vista prettamente invece sportivo, l'altro aspetto è questo parere della commissione della FIGC, che si dovrà esprimere entro il 13 dicembre, a 20 giorni di tempo dalla data di presentazione della documentazione richiesta, in merito proprio al passaggio di quote da Franco Iachini, che ha ceduto la maggioranza ai fratelli Ciaccia o a chi per loro. In tal senso la commissione FIGC dovrà valutare se i documenti presentati rispecchiano i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, secondo una serie di regole appunto anche che sono state riviste di recente. Se arriverà l'ok della commissione FIGC su questo passaggio di quote, che è un parere vincolante, si andrà avanti ovviamente con la proprietà in mano ai fratelli Ciaccia. Se invece non dovesse arrivare questo parere positivo, ma dovesse la commissione FIGC esprimere un parere negativo, si aprirebbero tutta una serie di problematiche per il termo, perché verrebbe invitato Franco Iachini a rilevare di nuovo il 100%. Contestualmente il Teramo verrebbe penalizzato dal regolamento, ovviamente parlo seguendo il regolamento, senza mettendo per un attimo a parte eventuali ricorsi che ci potrebbero essere e dando per scontato tante cose per quella che è la situazione attuale. Il Teramo verrebbe penalizzato di 2 punti nel momento in cui venisse appunto invitato Franco Iachini di nuovo a rilevare l'intera quota del club, il 100%, e questo ritorno a Iachini si deve concretizzare entro 30 giorni, altrimenti pena l'esclusione del campionato, perché il problema è che il 60% delle quote è sotto sequestro attualmente, quindi se il GIP dovesse convalidare questo sequestro e nominare quindi di conseguenza un amministratore giudiziario, ci sarebbe un grande problema se arrivasse anche il parere negativo della FIGC, quindi è tutto un po' una situazione a incastri e in divenire che si capirà soltanto nelle prossime settimane. Eh sì, intanto c'è alle porte la trasferta di Pontedera, che non sarà facile. Il Teramo incontra il grande ex bomber del girone B, inaspettato bisogna dirlo, Simone Magnaghi, che insomma sta lì in vetta alla classifica dei cannonieri. Noi abbiamo fatto una specie di compendio di quello, perché poi sabato lo facciamo vedere il nuovo, chi sarà il... Buonasera, ma il Trastevere e i proprietari non sono gli stessi proprietari della Teramo Calcio? No, del Fiuggi, non del Trastevere, del Fiuggi. Ti facciamo vedere in collegamento insieme a te chi sarà al Mannucci di Pontedera per raccontarci Pontedera Teramo. Eccolo qua, me lo fate? Eccolo qui, perché caro Paolo oramai sei diventato praticamente consigliere comunale di Pontedera. Sarà il tuo tris. In una 2 giorni fantastica in cui sarai nominato Granduca di Toscana, perché farai Pontedera il sabato, Grosseto la domenica. Potrebbe anche riportare qualcosa dalla Toscana, però non so, sì. Vini, dolcetti, non so, qualcosa potrebbe anche riportare a volte. Ma invece con Gaetano Terreo al seguito è difficile, obiettivamente. Sì. Dici che finisce per non strada, arrivano. La roba. Non arrivano. Ok. Ok, spero, va bene, spero, va bene. Speriamo, insomma, speriamo adesso al di là della battuta, insomma, di portare bene, speriamo tutti di portare bene a Pontedera per questa partita difficile, ma ovviamente il Teramo con questa classifica deve cercare assolutamente di fare punti. Se posso dire una cosa, 10 secondi, sì, sulla partita di oggi, ricollegandomi anche a quello che diceva Andrea. È vero che Guidi aveva detto alla vigilia in queste situazioni bisogna dare il 110%, io mi aspetto di più, ovviamente nei momenti difficili, però
però voglio dire, dopo una settimana del genere, dopo quello che è accaduto, era, non dico prevedibile, ma c'era il rischio che potesse esserci anche un crollo psicologico da parte, se non di tutta la squadra, di alcuni giocatori. Tra l'altro ricordiamo, questa è una squadra anagraficamente molto giovane, quindi è vero, lo diceva Guidi, che non bisogna trovare degli alibi, perché poi si scende in campo e bisogna fare il massimo. Però dopo quanto accaduto, io credo che puntare così con decisione, Guidi lo ha fatto ma con altri obiettivi, non perché voleva scaricare ovviamente le responsabilità di questa sconfitta sui giocatori, però è chiaro che dopo quanto accaduto giovedì, diciamo oggi, credo che insomma la squadra fosse piuttosto frastornata. Però nella prima mezz'ora, vedendo le immagini e servizio di Ania, se il Teramo avesse segnato uno o anche due gol, ci sarebbe stato poco da dire. Va bene, oh, ragazzi, sono le 20:30, io devo andare in pubblicità salutandovi, ovviamente con te Paolo, poi ci vediamo in redazione. Ania invece martedì non sarà con noi, quindi ti mandiamo un in bocca al lupo, non diciamo per cosa, però un grande in bocca. Viva il lupo. Ci rivediamo con te prossima settimana, grazie ragazzi. Buona serata a voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Noi ci fermiamo per la pubblicità, a rientro, ovviamente, Serie D. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone per parlare di Serie D, doppia sostituzione anche sulla piattaforma. Esce un ragazzo per un altro ragazzo, esce una ragazza per un'altra ragazza, Stefano Recanati e Roberta Di Sante. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao, ciao. Ciao a tutti. Noi siamo equanimi. Roberta Di Sante, ciao. Rispettiamo le regole, non degli under, ma le regole dei generi. Insomma, esce un ragazzo per un ragazzo, una ragazza per una ragazza, come giusto che sia. Vediamo i risultati di Serie D Girone F, perché partiamo con te Stefano, con il derby dell'Angelini vinto dal Castelnuovo, sì, buonanotte, dal Notaresco, perché il Castelnuovo invece, Castelnuovo Fiuggi, è stata rinviata per casi Covid nel Fiuggi, casi Covid anche nel Monte Giorgio, rinviata Vastese Monte Giorgio, Castelfidardo Tolentino 1-1, Chieti Notaresco 0-2, Fano Pineto 0-0, Matese San Benedettese 3-1, Nereto Trastevere 0-4, Porto Asco di Recanatese 0-0, Vasto Girardi, Aurora, Alto Casertano 3-0, la classifica che vede il Trastevere a 27 punti, 24 per la Recanatese, 22 per il Fiuggi, 18 per Pineto e Porto d'Ascoli, 17 per Notaresco e Castelfidardo. A proposito, mercoledì recupero tra Notaresco e Matese. 16 punti proprio per il Matese, così come il Tolentino, 15 per il Vasto Girardi, 14 per il Castelnuovo, che in settimana invece ha concluso la partita con la Recanatese. Si ripartiva dallo 0-1 e finita 0-2, 12 punti per il Fano, 11 per Vastese e Chieti, 10 per il Monte Giorgio, 8 per la San Benedettese, 5 per il Nereto, 2 per l'Aurora Alto Casertano. Cominciamo subito, andiamo all'Angelini di Chieti, dove passa il Notaresco 0-2, il servizio ovviamente è di Stefano Recanati. Ancora una brutta prestazione contestata dai tifosi, a fine gara condanna il Chieti alla sconfitta, l'ennesima tra le mura amiche con l'Angelini, che resta sempre di più un tabù per Aquilanti e soci. Al Notaresco invece bastano 10 minuti di inizio gara per mettere in cascina i 3 punti. Lucarelli conferma in blocco l'11 che 7 giorni fa è uscito indenne dalla sfida contro la San Benedettese. Torna a disposizione Fabrizi, ma il tecnico neroverde preferisce non rischiarlo dall'inizio. Sul fronte opposto torna tra i pali Sciba, vanno in panchina gli altri due recuperati, Bruno e Pampano, mentre Speranza accusa un problema muscolare nelle ultime ore, al suo posto c'è Lopez. Nemmeno il tempo di accomodarsi in tribuna e il Notaresco passa già a condurre. Palla persa dai neroverdi sull'out di destra, Scimia ne approfitta e mette dentro, trovando l'incertezza di Fusco. Maio da quelle parti una sentenza e con freddezza mette in fondo al sacco. Grande gioia per l'attaccante, che raggiunge quota 7 reti in campionato. Il Chieti nei primi 10 minuti non riesce mai ad avvicinarsi dalle parti di Sciba. Allora gli ospiti approfittano dell'approccio negativo dei neroverdi e trovano il raddoppio al 12esimo. Calcio di punizione perfetto di Valenti, che azzecca la traiettoria e trafigge all'incrocio dei pali Fusco, quinta rete stagionale per lui. Notte fonda per i padroni di casa, che hanno un sussulto prima del 20esimo. Duettano bene al limite dell'area di rigore a Cammado e Rodia, con quest'ultimo liberato davanti a Sciba, ma che incredibilmente mette fuori. Rumoreggia l'Angelini, che si arrabbia tantissimo qualche minuto più tardi, quando Aquilanti perde la sfera e apre un'autostrada per Maio, che riesce ad eludere l'intervento di
di Fusco, ma poi è costretto a tornare all'indietro ed appoggiare al neo entrato Massetti, il quale però trova la deviazione della difesa. Chieti in evidente difficoltà ha l'occasione per riaprire l'incontro sul tramonto del primo tempo. Errore in uscita del Notaresco che spiana la strada alla ripartenza nero-verde con la sfera che arriva sul secondo palo, dove l'appostato Di Mino spara addosso a Shiba. Il pallone arriva al limite dell'area, ma la conclusione precisa di Mariani fa solo la barba al palo. Lucarelli prova a cambiare qualcosa inserendo Meli al posto di Verna, ammonito, e l'inizio di ripresa vede in campo un Chieti di tutt'altra caratura che si rende pericoloso al decimo minuto. Pallone messo dentro con i giri giusti da Pietrantonio, su cui Fabrizi, ne è entrato, arriva con qualche pizzico di ritardo. Notaresco in campo con atteggiamento rinunciatario rischia di subire gol al quarto d'ora quando Accammado al centro dell'area di rigore si esibisce in una bella rovesciata che però termina fuori. Spingono i padroni di casa, i quali protestano con il direttore di gara quando Ventola va giù in area di rigore, ma Balducci di Empoli ad ampi gesti dice che si può proseguire. Il Chieti in avanti apre praterie per il Notaresco ed è proprio in una di queste che ci si butta Valenti, bravo a premiare l'inserimento di Massetti che trova la risposta a terra di Fusco a dirgli di no, poi l'azione viene interrotta per fuorigioco. Il Chieti meriterebbe la rete ma è ancora sfortunata quando Fabrizi con una bella deviazione volante chiama agli straordinari Shiba che chiude a doppia mandata la porta dicendo do ad una conclusione ravvicinata scaturita da azione d'angolo. Prima del finale da segnalare l'espulsione per doppio giallo ad Accammado che fa scendere i titoli di coda su una prestazione ancora scadente del Chieti che al 45esimo esce tra i fischi dei tifosi della curva Volpi. Nel dopogare Trevisan ad confermare la fiducia nel tecnico Lucarelli ed un ritorno imminente sul mercato. Tre punti fondamentali invece per il Notaresco che torna alla vittoria e conferma l'ottimo trend in trasferta. Tra poco le sentiamo le parole del patron Giulio Trevisan, però Stefano, prima volevo chiederti un giudizio sulla partita. È vero che il Chieti poi ha anche costruito, però è anche vero quando, come si suol dire, tra virgolette, i buoi erano scappati. Sì, quando ormai il Notaresco aveva già fatto festa, perché se tu lasci un tempo alla squadra avversaria, quando arrivi da una prestazione tra virgolette buona contro la San Benettese, tutti si aspettano che comunque tu non perda, si aspettano che comunque tu scendi in campo con determinazione. Invece il primo quarto d'ora del Chieti quest'oggi è stato da film horror. Prendi due gol, di cui il primo dopo appena due minuti, la tua strada che è già difficile per i tanti problemi che ha il Chieti in questo momento, ti metti anche a non scendi concentrato in campo e così i problemi si ampliano, diventano il triplo, il quadriplo, quindi fai difficoltà. Il Notaresco è stato bravo. Massimo Epifani ha confermato poi che aveva preparato così la gara aggressiva già dai primi minuti, è stato anche bravo a trovare la via della rete. E poi il secondo tempo è stato pura accademia per il Notaresco, perché comunque sì, non ha fatto bene, nel senso che non ha provato a costruire niente di importante, però sicuramente ha centellinato anche quelle forze che servono per fare queste due partite, sicuramente quella col Matese che sarà quella di mercoledì la più vicina, dove sicuramente il Notaresco ha bisogno di punti per tornare ad assaporare i piani alti della classifica. E poi ci saranno anche altre sfide difficili, ricordiamo che poi ci sarà anche il recupero del 6 gennaio contro il Castelfidardo, quindi ci sono dei turni infrasettimanali anche nel mese di dicembre. Sì, quindi, l'8 dicembre sì, quindi ha mantenuto comunque, ha cercato di sprecare poche energie vista anche i problemi che ha avuto col Covid nelle scorse settimane. Si era sparsa nel pomeriggio anche qualche voce di un esonero di Alessandro Lucarelli, era circolato anche il nome di Daniele Amaolo. Tra poco lo sentiamo Trevisan, che anzi facciamo così, sentiamo Giulio Trevisan, poi con te facciamo delle considerazioni sulle sue parole. Presidente Trevisan, Lucarelli non parlerà nel post gara, è la società a metterci la faccia, che cosa si sente di dire? Ma niente, mi sento di chiedere scusi innanzitutto a tutti i tifosi del Chieti, perché è chiaro che la prestazione di quest'oggi è una prestazione dove non ha soddisfatto la società e non ha chiaramente soddisfatto neanche il pubblico, e quindi in questo momento secondo me per come stanno andando le cose io credo che vada solo chiesta scusa, non c'è altro, l'unica cosa è chiedere scusa, metterci il massimo impegno per venire fuori da questa situazione e con calma siamo confidenti che la risolveremo.
Presidente, quindi la posizione di Lucarelli? Non è in discussione. E la posizione di Lucarelli non è in discussione, Lucarelli ha degli obiettivi, e purtroppo oggi c'è stato questo incidente di percorso che ci può stare lungo un campionato, deve lavorare tranquillamente, serenamente, e siamo convinti che poi la situazione possa in qualche maniera essere risolta. Tra qualche giorno riaprirà il mercato, cosa farà il Chieti? Arriverà questo bomber oppure ci saranno anche altri interventi in altri reparti? Allora, guardate, noi col presidente Mergiotti eravamo convinti che le due prestazioni fatte in trasferta potessero in qualche maniera rappresentare un momento di riequilibrio della squadra. Oggi c'è stato un grosso passo indietro, domani sera avremo una riunione insieme al presidente Mergiotti, insieme al direttore Paciarelle e al mister per capire insomma dove poter intervenire nella squadra. Io penso che in questo momento sia una questione soprattutto mentale. Cioè nel senso che la squadra sta soffrendo molto, come insomma stanno andando le cose all'Angelini, fuori gioca, è più serena, riesce insomma anche a essere più equilibrata rispetto a quello che abbiamo visto anche oggi, perché tanto non è che è una prestazione indifendibile quella di oggi, quindi non c'è poco da dire. Guardando la fine di questa giornata, la San Benedettese perde con il Matese, chi ti perde con il Notaresco? Domenica Chieti e San Benedettese forse hanno dato il massimo, ma hanno confermato la loro mediocrità. Sei d'accordo? Ah, questo, diciamo, queste cose sono d'accordo. Purtroppo le scopriamo strada facendo, no? E quindi è un discorso che era già stato fatto tre settimane fa. No, guarda, no, ti sono sincero. Già tre settimane fa, rivedendo un po' le statistiche dei punti e di come avevamo giocato le partite, c'era stata una discussione col mister, col direttore, insieme al presidente, per capire quelli che erano i valori attuali del campionato. È chiaro che guardando i risultati sembra emergere una netta divisione tra un gruppo di squadre decisamente ben attrezzate e un gruppo di squadre che stanno soffrendo, e siccome noi siamo in questa seconda parte qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ma i tifosi, mi sento di dire che, diciamo, l'ho detto prima, chiedo scusa, adesso non è il momento delle chiacchiere, adesso è il momento dei fatti. Ha confermato Lucarelli, l'ha detto poco fa, ma è una fiducia a tempo? Ma guardi, la fiducia dell'allenatore, l'allenatore è la figura chiave nello svolgimento di un campionato. Noi siamo partiti con questo progetto, prima di tutto abbiamo il dovere di capire se riusciamo a risolvere i problemi con queste persone. Quindi la fiducia, secondo me la fiducia è sempre a tempo per tutto lo staff della società. Però l'obiettivo chiaramente in questo momento non è quello di andare a rompere gli equilibri che si sono creati, ma cercare di migliorare la situazione rispetto a quella che è attualmente. Oggi una domenica in cui veramente non ci siamo fatti, è vero Andrea, non ci siamo fatti mancare niente. Stavo pensando la stessa cosa. Teramo, San Benedettese, buonasera, il Fiuggi verrà penalizzato, e in questo momento è difficile da dire, cioè siamo ancora in una fase embrionale della questione. Cioè veramente gli sviluppi adesso è impossibile capirli, perché gli sviluppi sportivi vanno dietro quelli giudiziari. Quindi se non però si capiscono... al momento non sono state sequestrate le quote del Fiuggi da quello che si è... Poi è chiaro, è vero che è la stessa famiglia che ce le ha, però insomma sono due binari diversi. Insomma, Stefano, fiducia a tempo alla fine sì, ma... perché come ogni allenatore ha detto Trevisan, la fiducia è a tempo. Ma quanto tempo? Domenica? A Montegiorgio. Sì, perché ha messo che si giochi, perché poi nel tardo pomeriggio ho sentito anche l'altra voce della presidenza, che è quella di Antonio Mergiotti, che non aveva parlato a fine gara, perché volevo sapere se il nome fatto di Daniele Amaulo fosse cosa di minuti, di ore o comunque nei prossimi giorni, e lui mi ha smentito questa cosa dicendo che per ora c'è fiducia in Lucarelli, almeno sicuramente fino a domenica.
La dirigenza, la società non è contenta di come anche è stato fatto il mercato, perché era stato dato carta libera sia all'allenatore sia al direttore Paciarella, e nel mercato di riparazione sarà la società, quindi saranno i due presidenti ad avere la voce grossa. Perché la mia domanda a Mergiotti era questa: se e non esoneri Lucarelli e vai avanti e poi fai il mercato di riparazione e le cose non vanno bene, poi non ci sarà nemmeno, ci sarà solo da cambiare allenatore, e l'allenatore che verrà sarà con un mercato da lui non fatto. Quindi se si vuole recuperare, si deve recuperare prima del mercato di riparazione, dove si possono fare delle scelte mirate che vuole il nuovo allenatore. Quindi sicuramente fino a domenica si andrà a giocare con Lucarelli. Se si gioca, poi vediamo, si vedono i risultati e a quel punto si fa la scelta, ma comunque crediamo, me lo ha confermato, meno che non succeda qualcosa nelle prossime ore o comunque nei prossimi colloqui tra la dirigenza, fino a domenica si va avanti con Lucarelli. Eccoti qua, eccoti di nuovo, ecco, prima avevi le immagini sopra. Noi ci andiamo tra poco ad ascoltare Massimo Epifani, però Andrea, volevo rapidissimamente anche un commento da parte tua, perché Trevisan ha detto domani sera ci vediamo col direttore Paciarella, col mister Lucarelli, anche con il presidente Mergiotti per fare il punto della situazione. A questo punto ti aspetti grossi cambiamenti sul fronte mercato? Beh, mi aspetto che la società intervenga in maniera incisiva. Ormai è chiaro che questa squadra ha bisogno di essere rinforzata e quindi quello me l'aspetto. Ripeto che Lucarelli comunque è un allenatore che la dì, l'ha fatta, la conosce. Io penso anche che ci sia un po' di riconoscenza. È vero che nel calcio la riconoscenza non fa parte molto di questo mondo, ma Lucarelli ha vinto due campionati di eccellenza, ha portato due volte il Chieti in Serie D e nel primo caso non questa proprietà ha deciso, insomma, che Lucarelli non dovesse allenare il Chieti. Ci fu un passaggio di proprietà e poi si decise per l'avvento di Grandoni. Quindi anche se la riconoscenza non fa parte di questo mondo, però si riconosce il fatto che Lucarelli due volte ha portato il Chieti in Serie D e che lui conosca la categoria. Poi se il mercato è stato sbagliato, non so, Paciarella magari conosce un po' meno la categoria che sta giocando ora il Chieti rispetto alla categoria del campionato di eccellenza, però è evidente che questa squadra va adeguatamente rinforzata. Oggi peraltro ho visto quello spunto di Ventola, forse sta ritrovando la gamba dei bei tempi, quindi trovando il miglior Ventola, mettendo dentro dei rinforzi di un certo spessore, si fa ancora in tempo a svoltare la stagione. Però insomma ci si era illusi nelle prime giornate che potesse essere un altro campionato, però dopo tutto se in casa non riesce a vincere una partita, sta finendo il girone d'andata o comunque sono passate 11 giornate, vuol dire che insomma qualche problema c'è, evidente. Stefano, ci hanno scritto velocissimamente, ma l'anno prossimo Chieti di Fabio? Perché no? Perché no? Va bene, sei sibillino. Intanto. No, perché no? Sai perché? Sai, no, ma non sono sibillino perché riflettevo poco fa leggendo la classifica, anche la classifica del Castelnuovo. Cioè, ragazzi, guardiamo la classifica del Castelnuovo. È lì, eh? È sotto. Cioè, sì, che è attaccato, sì, che la classifica sia corta, va bene, ma è lì. Peraltro, se vedo un retroscena, gli ho chiesto anche la possibilità di leggerlo questo messaggio che mi è arrivato, siccome prima ho detto Andrea oggi ci siamo fatti mancare non le risultati, un disastro, mi ha scritto il presidente della Vastese Franco Bolani, ha detto allora è una fortuna non abbiamo giocato oggi. Con quello saluto tanto perché ci sta scrivendo. Vabbè, può essere, no, anche che il Notaresco è più forte, parliamone, certo. Volevo chiudere solo a proposito delle parole che poi quando mi sono sentito con Mergiotti era un po' arrabbiato, un po' deluso, perché poi dice
quest'anno il Chieti, a Chieti non manca nulla, abbiamo pagato tutti gli stipendi, li stiamo pagando anche con anticipo, non sappiamo più che comunque come tenere su il morale di tutti i ragazzi, quindi adesso c'è tra le righe sembrava dire sì, c'è bisogno di una svolta, e questa volta la svolta deve essere per forza a livello di gioco. Certo, ci ascoltiamo le parole di Massimo Epifani dopo la partita. Era fondamentale mettere in discesa subito la gara, anche in vista dei prossimi impegni, si parte subito mercoledì con il recupero. Ma era fondamentale oggi partire alla grande, fare come l'avevamo preparato, volevamo andare subito in vantaggio. E abbiamo fatto il primo gol, se non un grandissimo gol, proprio un'azione bellissima. E poi dovevamo essere bravi e cinici, più cattivi sul 3-0, perché finisci 3-0 al primo tempo, la partita è finita. E poi abbiamo mantenuto bene tutto il secondo tempo, non prendendo il 2-1, perché poi quando prendi il 2-1 la partita si può riaprire e può diventare difficile. Quindi ai ragazzi gli ho fatto i complimenti, perché noi sappiamo da che percorso veniamo negli ultimi 20 giorni. Abbiamo giocato in Coppa Italia, abbiamo giocato domenica in grossa difficoltà, e oggi è una vittoria di vitale importanza, perché aiuta molto la testa. Sono decisive tutte le partite, perché l'anno scorso noi abbiamo lottato solo con il campo basso tutto il campionato, ed è stata una lotta veramente molto dura. Quest'anno non è solo il campo basso, ci sono 5-6 squadre forti secondo me in questo campionato, anche quelle che stanno sotto Fano e San Benedettese, quindi ci saranno tante battute d'arresto, i punti si divideranno in maniera diversa, pensando che l'anno scorso abbiamo fatto 70 punti tutte e due, campo basso e noi, quest'anno non sarà così credo, quindi diventa importante ogni partita vincere, perché chi vince più partite arriva alla fine in fondo e si può giocare questo campionato. Adesso bisogna stare attaccati lì davanti, e poi il girone di ritorno è tutta un'altra storia, perché c'è il mercato, ci saranno tante squadre che cambieranno, tante squadre che si prenderanno giocatori importanti, ci saranno tante squadre che magari pensano magari a salvarsi, e quindi leveranno qualche giocatore. È un campionato tutto diverso, quindi dall'esperienza che ho in questo campionato ogni partita è fondamentale, non è che le prossime di recupero. Bisogna vincere più partite possibili, perché ripeto, come ho detto da tanto tempo, questo è un campionato che purtroppo vince solo la prima. Chi fa i playoff è bello farli, tutto bello, ma ti dà niente, e quindi vince la prima, e quindi chi vince più partite vince il campionato. Io sono d'accordo, Stefano, con quello che dice Massimo Epifani, nel senso che se vediamo la classifica, poi veniamo da te Roberta, perché questo è un discorso che potremmo estendere anche al Pineto. Te oggi eri a Nereto per Nereto Trastevere, ma è un discorso che potremmo fare anche per il Pineto. Se Notaresco e il Pineto, che in questo momento sono le due abruzzesi oggettivamente più attrezzate, riescono, soprattutto il Notaresco, perché ha, è vero, un punto in meno del Pineto, ma due partite ancora da giocare. Se ti metti in scia delle prime, io credo al lume di naso che forse c'è la Recanatese come ostacolo principale da superare per vincere questo benedetto, ma siccome manca 12 anni, maledetto campionato. Sei d'accordo, Stefano? È assolutamente così, è vero, perché bisogna non perdere la scia, e la forza, poi la forza del Notaresco e del Pineto la conosciamo tutti. Il Notaresco comunque deve cambiare questo trend casalingo, che dove finora ha raccolto solo 4 punti, un po' poco. Una vittoria e un pareggio, invece fuori casa va forte, con i 3 di oggi sono 13 punti in trasferta. Se cambia un po' il trend anche in casa, il Notaresco è una di quelle squadre che può giocarsela fino alla fine, come ha fatto in questi ultimi anni. Qualcosa deve cambiare, ha cambiato molto, Epifani ha ragione, però bisogna vincere in casa. Certo. Roberta, ci scrivono, contraddicendomi, ma ci mancherebbe, le abruzzesi non hanno speranza, sarà un discorso tra Trastevere e Recanatese. Io ci credo fino a un certo punto. Te oggi hai visto il Trastevere, che è primo, con merito, gioca bene, ha squadra interessante, tutto quello che ti pare, ma ha la forza secondo te di arrivare fino in fondo?
Ma il Trastevere che ho visto oggi probabilmente no, perché sinceramente al di là del 4-0 non mi è piaciuta moltissimo, non mi è piaciuto soprattutto l'approccio della partita di oggi, considerando anche insomma l'avversario e la differenza di punti tra le due squadre. Io credo che ci siano comunque altre squadre che possano rientrare nel discorso. E allora, visto che ne abbiamo parlato, il Trastevere ce lo andiamo a vedere. Certo, ci avrebbe fatto magari piacere vedere con un altro risultato, però 0-4 sul campo del Nereto. Il servizio ovviamente è di Roberta Di Sante. Il Nereto regge solo un tempo contro la capolista Trastevere, che dopo un brutto primo tempo viene fuori nella ripresa e dilaga nel finale nonostante l'inferiorità numerica. Finisce 4-0 per i laziali. Il Nereto paga la scarsa concretezza e lucidità sottoporta e i troppi errori in difesa che spianano la strada alla formazione capitolina. E pensare che la formazione di casa aveva approcciato bene la contesa in apertura al quarto traversone di Nardini in area per Boito, che però termina a terra. Ma il direttore di gara facendo che si può proseguire. All'11° colpo di tacco di Maidana a liberare Pedalino e il pallonetto del centravanti che termina al lato con Semprini in controllo. Il Trastevere, fotocopia sbiadita della formazione vista nelle giornate precedenti, non gioca una delle sue migliori partite. Unica occasione capitolina dei primi 45 minuti, al 16° la conclusione a giro dalla distanza di Proia che termina al lato, ma sono i vibratiani a fare di più. Al 17° Ristonski vede Maidana in posizione regolare, lo serve. Il numero 11 sceglie la conclusione di prima con la sfera che termina fuori bersaglio. Allontanato al 41° per proteste dalla panchina il dirigente del Nereto Palermo, e nel finale al 47° Pedalino fallisce l'occasione per andare al riposo in vantaggio. In avvio di ripresa al 2° il Nereto si fa ancora pericoloso. Diagonale di Maidana al termine di un'azione in ripartenza, si frappone la difesa che spedisce in angolo. La gara si sblocca al 12° con Proia che approfitta di un evidente errore della difesa vibratiana, che consegna di fatto il pallone al numero 10 laziale, che di controbalzo fredda l'incolpevole Diglio per il vantaggio dei capitolini, che potrebbero raddoppiare al 16°, ma è ottima la chiusura di Ferrini su Squerzanti involato a rete. Il Nereto accusa il colpo e non riesce a reagire. Il Trastevere cresce e al 20° su azione d'angolo raddoppia con la sfera che, deviata da Diglio, arriva a Prosia sul secondo palo, che supera per la seconda volta l'estremo vibratiano. Al 31° però il Trastevere resta in 10 per il rosso diretto comminato dal direttore di gara alla penna, reo di aver rifilato un colpo proibito a De Falco. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i laziali al 36° siglano anche la terza rete. Ancora un errore in fase di impostazione, la sfera svirgolata giunge a Santilli, che di controbalzo mette in ghiaccio la gara con una rete fotocopia del primo gol. E al 44° la capolista cala anche il poker, ancora con il giovane Santilli che confeziona la doppietta per un 4-0 che punisce oltremodo un Nereto autore di un buon primo tempo e premia la capolista, che resta saldamente in vetta alla classifica. Mister Bitetto, una sconfitta, un 4-0 che forse è anche troppo pesante, soprattutto perché nel primo tempo il Nereto era riuscito a contenere il Trastevere, poi nella ripresa dopo il gol forse la squadra si è un po' persa. Sì, più che il primo tempo abbiamo giocato forse meglio noi, non abbiamo contenuto soltanto il Trastevere, ma abbiamo anche cercato di incidere, di fare il gol. Abbiamo avuto anche delle buone opportunità, non limpidissime, ma delle buone opportunità. Poi nel secondo tempo ho subito la rete, un po' perché magari loro hanno accelerato un po' di più e questo ci ha messo a nudo un po' anche quelle che sono le nostre problematiche, perché è inutile dirlo, nasconderlo, insomma. Noi abbiamo delle difficoltà, anche numericamente, i giocatori nei cambi, anche davanti. Il presidente a microfoni spenti ci annunciava prima l'arrivo di due punte. Ma sì, è chiaro che lì davanti abbiamo proprio difficoltà, come anche dietro abbiamo difficoltà, proprio come anche se vogliamo, proprio numericamente. A me serve un gruppo di calciatori, a me servono una ventina di calciatori alla quale possa io dare, come dicevo prima, una certa identità. Però ci state lavorando, arriveranno? Ci stiamo lavorando.
credo che il campo abbia influito tanto sulla prestazione del primo tempo, anche se poi siamo stati in gara secondo me anche discretamente, però abbiamo fatto un po' di fatica a livello di qualità di giocate, soprattutto negli ultimi 30 metri. Diciamo che il secondo tempo siamo partiti forte, l'abbiamo messo un po' alle corde e onestamente penso che il secondo tempo abbiamo fatto veramente un'ottima partita. Su questo campo, ripeto, non è difficile esprimere qualità, però abbiamo messo sia quella che intensità di gioco. Noi l'obiettivo è sempre quello di fare bene, di mettere i giocatori in vetrina, credo che ci stiamo riuscendo anche oggi. Abbiamo messo all'attenzione, diciamo, di chi li viene a vedere, un giovane del 2003 che ha fatto 2 gol. E i ragazzi lavorano bene durante la settimana, secondo me stanno meritando quello che fanno durante la settimana. Ma Roberto, a questo punto vogliamo sapere chi sono i due attaccanti, eh? I due attaccanti, allora, nomi non ne ha fatti il presidente, ma no. parlava di due giocatori stranieri comunque. Uno che gioca in Italia, nel sud Italia, un giocatore di origini africane, ha detto, e un giocatore che invece giocherebbe in Europa. Una descrizione dettagliatissima. La descrizione c'è stata, i nomi non li abbiamo fatti. Soprattutto il secondo che gioca in Europa, Paolo Renzetti. Cioè, uno che gioca in Europa, sì. Un europeo, un africano. No. Basta praticamente togliere 4 continenti, no. Insomma. Sì, purtroppo nei dettagli non è voluto, va non bene, è voluto si scherza, entrare, ovviamente, però si scherza. Però insomma, dovrebbero arrivare queste due punti, anche se i problemi oggi si sono visti anche in difesa. Sì. Sì, ed praticamente ecco perché ti chiedo, 2 gol sono stati regalati, almeno 2. Ecco perché ti chiedo se 2 attaccanti possano bastare. Insomma, sentendo Bitetto non credo. No, Bitetto addirittura ha parlato anche di, è andato anche oltre, perché ha parlato proprio di carenza numerica proprio del gruppo squadra, quindi dice che ha bisogno numericamente di più giocatori, quindi è andato addirittura oltre. E io, per quello che ho visto oggi, per quello che ho visto anche nelle partite precedenti, perché non è la prima volta che seguo il Nereto quest'anno, vi confermo che i problemi sono sicuramente anche in difesa, quindi c'è bisogno anche di un altro difensore, a mio avviso magari anche di un under. Sì, almeno perché poi effettivamente, insomma, la situazione di classifica al netto del penultimo posto, però è vero che non si sta correndo tanto, vediamo la classifica. Vero che non si sta correndo tantissimo. Però oggi, ecco, il Nereto è stato superato dalla San Benedettese, quindi comunque poi quando rimane non oggi, era già dietro la San Benedettese. Diciamo che il divario è aumentato, perdonami, mi sono espressa male. Però ecco, poi quando resti invischiato in quella zona di classifica per troppo tempo, insomma, non è facile poi venirne fuori, perché più il tempo passa e più diventa complicato. Anche se, ecco, se dovessero arrivare questi nuovi innesti, magari potrebbe cambiare qualcosa, però sei sempre un cantiere aperto e quindi è anche difficile riuscire a fare risultato, perché poi ogni volta che arrivano dei nuovi innesti devi anche saperli inserire, quindi sicuramente ci vuole del tempo e quindi più tempo passa peggio è. Sì, se vediamo la classifica, insomma, ecco, a questi 5 punti con, insomma, la San Benedettese che ha perso col Matese, il Monte Giorgio che non ha giocato, il Chieti ha perso, la Vastese non ha giocato, il Fano, che tra un po' vedremo, che ha pareggiato col Pietro. Diciamo che in basso non è che si sia mosso granché, un po' perché non si è giocato, un po' perché le squadre di bassa classifica hanno perso. Diciamo che l'unica nota minimamente positiva, ora auguriamo al Nereto di trovare sul mercato le risorse che gli servono, risorse umane, per tirarsi fuori da una situazione complicata. Andiamo a vederci l'ultimo servizio della serata, senza gol, al Mancini di Fano, tra Fano e Pineto. Peraltro, Andrea, fa partita te, sorridi, sai dove voglio arrivare? Perché adesso non lo sento e non lo vedo da tanto tempo. Sono curioso di rivedere, riascoltare le parole di Roberto Cappellacci, allenatore del Fano. 0-0 tra Fano e Pineto, vediamo.
Dopo due vittorie consecutive, il Fano non riesce nel debutto casalingo di mister Cappellacci a conquistare il 3 tra le mura amiche contro il Pineto. 0-0, secondo pareggio consecutivo per gli abruzzesi dopo la precedente sconfitta con Porto d'Ascoli. Prima azione pericolosa per i padroni di casa al quinto, con un tiro di Antezza alto sopra la traversa. Pochi minuti dopo, il numero 10 Granata ci riprova ancora, para Mercorelli. Si affaccia il Pineto al decimo con Minozzi, alto. 14esimo, ancora gli ospiti, Pezzotti tira, palla ribattuta dalla difesa dell'Alma, arriva Cardella che non concretizza. Al 15esimo, l'azione più insidiosa del primo tempo per il Fano, con un tiro di Licaxiu da fuori area, un bel gesto di Mercorelli che riesce a mandare la palla in angolo. Al 25esimo gli abruzzesi reclamano un calcio di rigore per un contatto con Minincleri che resta a terra, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Mister Cappellacci effettua due sostituzioni. Al 26esimo esce Del Rosso, infortunato, entra Esposito. Due minuti più tardi, fuori Russo per Gualtieri. Nel mezzo un'incursione di Casolla che serve la palla al centro dell'area, ma i suoi compagni non concretizzano. Scocca il 40esimo, il Pineto si fa vedere dalle parti di Staffestas con una punizione di Minozzi che viene respinta dall'estremo difensore Granata. 5 minuti di recupero, ma non succede più nulla nel primo tempo. Nella ripresa, dopo appena un minuto, per il Fano l'azione più ghiotta della partita, con un clamoroso gol sbagliato da Antezza, a porta quasi vuota, dopo un precedente tiro di Tortori dalla destra, ben parato da Mercorelli. Al 52esimo, cross di Ricci dalla sinistra, ma non trova nessuno. Due cambi per il Pineto, in campo Ciarcelluti ed Esposito per Minozzi e Minincleri. Inizia a piovere al Mancini. Al 60esimo, tiro di Licaxiu alto sopra la traversa. 5 minuti dopo, cross di Zanolla. Vavassori arriva di testa, ma non inquadra la porta. Al 70esimo, incursione di Ciarcelluti che si allunga troppo e Staffessa sblocca la palla. Altro cambio per il Pineto, entra Baldinini per Pezzotti. Poco prima del 90esimo, gli abruzzesi sfiorano il gol. Cross di Della Quercia, Esposito a botta quasi sicura, ma il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere Granata. Ci sono 3 minuti di recupero, esce Esposito per Serges, ma non succede più nulla, finisce 0-0. È stata una partita che insomma noi temevamo, perché ripeto, c'era da vedere qual era la risposta di questa squadra dopo che comunque la partita scorsa si era vinta, però ecco, magari la forza e il valore di quest'altra squadra era di un altro livello, quindi in fondo non è che abbiamo sfigurato, potremmo fare molto meglio, dobbiamo chiaramente migliorare anche la condizione di ritmo di gara, quindi anche dipende anche da allenarci, magari migliorare anche nella quantità e nella qualità dell'allenamento anche fisico, perché poi ecco, magari a volte diamo la sensazione che potremmo giocare meglio, poi invece giochi male, perché comunque forse anche la stanchezza non ti fa ragionare, non vedi cose in mezzo al campo evidenti, anche perché insomma le giocate poi verrebbero facili quando tu hai un po' più ritmo. È stata una partita soffertissima, perché abbiamo giocato secondo me con una squadra forte, una squadra buona e organizzata. È stata una partita giocata a viso aperto, il primo tempo l'hanno giocato loro dal mio punto di vista, il secondo tempo una volta che abbiamo cambiato modulo, diciamo, abbiamo trovato più una quadratura, abbiamo anche rischiato di vincere, però penso che il risultato sia giusto, è normale. L'unico rammarico è che dopo 10 minuti penso ci sia un rigore netto su Minincleri e per l'ennesima volta diciamo non ce lo danno, però dobbiamo andare avanti. Adesso sappiamo che è un periodo così, un periodo difficile, dobbiamo essere consapevoli che oggi è stato un risultato positivo in un grande campo contro una squadra forte, dobbiamo reagire subito e pensare subito alla prossima. Oh, quanto, devo dire la verità Andrea, quanto ci è mancato Roberto Cappellacci. Sì, sì, e poi vabbè, lui è stato in questi anni all'Aquila, poi questo percorso si è interrotto, ha riportato l'Aquila dalla prima categoria all'eccellenza, però siamo contenti che si riaffacci in categorie che sono più consone alla sua qualità, perché lui comunque è un ottimo allenatore, le sue squadre si sono sempre fatte apprezzare per il fraseggio, per il possesso palla, per la qualità, quindi insomma gli auguriamo buon lavoro, anche se poi sarà un avversario delle abruzzesi, però in generale ci fa piacere per lui. Il Pineto protesta, poi andiamo all'analisi della partita, chiedo a te Roberta anche un po' il momento del Pineto, come lo possiamo inquadrare. Il Pineto protesta e secondo me lo fa a ragion veduta per un calcio di rigore per fallo su Minincleri. Il fallo è del numero 7 Tortori, eccolo qua. C'è anche una clip ancora più
più rallentata. Tocca il pallone che passa, non passa Minincleri. L'arbitro è vicino e dice subito no, ad amplissimi gesti. Andrea, che dici? Beh, è una... A vedere la velocità normale avrei detto sicuramente rigore. Ora che ho visto un po' frame by frame, mi viene qualche dubbio, perché effettivamente Tortori non affonda l'intervento e fa di tutto per scansarsi, e penso che questo atteggiamento di Tortori, che comunque arriva, non arriva sul pallone perché il pallone viene preso da Minincleri, penso che questo atteggiamento di Tortori abbia indotto l'arbitro a non punirlo con la concessione del calcio di rigore, che a occhio nudo è stato più indirizzato da quello che sembrava un tamponamento. Sì, ripeto, lui non mi pare che affondi l'intervento, e questo probabilmente ha indotto l'arbitro a non fischiare il calcio di rigore, però a velocità normale io l'avrei dato, quindi se mi chiedi se questo poteva essere rigore, ti dico che a velocità normale l'avrei dato, e nel rivederlo a rallenti posso capire perché invece il direttore di gara, che aveva un'altra prospettiva rispetto alla nostra, non l'ha dato. Però, ripeto, velocità normale è più sì che no. Roberta, che momento è questo per il Pireto dopo lo 0-0 di Fano, su campo comunque complicato, Ma in realtà... Cioè, noi detto che abbiamo nominato Tortori per dire, insomma, è andato via Esposito, andrà via Esposito, però insomma il Fano era stato costruito con ambizioni importanti, Assolutamente, assolutamente, cioè senza nulla togliere al valore dell'avversario, però se tu mi chiedi che momento è per il Pineto, a mio avviso ti dico che nelle ultime giornate il Pineto ha un po' rallentato rispetto a quella che era la marcia precedente. Io nelle puntate precedenti, tanto c'è tutto registrato quindi tutti lo possono risentire, ho parlato di una squadra a mio avviso più completa soprattutto davanti, questo parlando insomma della squadra di quest'anno, però nelle ultime partite c'è stato indubbiamente un rallentamento. Tra l'altro io poi prima ho sentito un paio di persone che sono andate a Fano a vedere la partita e mi hanno confermato anche loro che questa è stata un'altra partita bruttina sulla falsa riga di quella di domenica scorsa. Questo al di là degli episodi, prima che qualcuno dica ma domenica scorsa c'era il rigore, non c'era, oggi l'altro rigore non è stato dato, quindi al netto degli episodi, però insomma nelle ultime due giornate il Pineto non ha giocato ai livelli del Pineto, insomma, di quello che avevamo visto precedentemente. E questo rallentamento, insomma, entrare in un loop, perché comunque abbiamo visto due sconfitte esterne, poi due pareggi, insomma, se si entra un po' in questo loop di negatività, insomma, sarebbe meglio evitarlo. E quindi, a mio avviso, il Pineto deve cercare di uscire immediatamente da questo momento un po' che non è proprio positivissimo. Tornare insomma a quello di quattro domeniche fa. Vediamo il prossimo turno, perché siamo veramente in chiusura, sono le 9:20. Stasera era un po' più lunga del previsto, ma c'era anche tanta Serie C. Aurora Alto Casertano, Castelfidardo, Fiuggi, Vasto Girardi. Stefano, anche qui mettiamo il punto interrogativo? Insieme a Monte Giorgio Chieti? Sì. Nereto. Ma no, per il Covid? No, certo, per il Covid. No. Chiaramente era chiaro il riferimento, almeno spero. Esperto Nereto di cose fiuggine, Stefano. Come? Esperto di cose fiuggine, Stefano. Sì, no, ma Stefano praticamente... Sì, chiedi la conferma. Certo! È stato più a Fiuggi che qui. Sì, a casa mia. Sì, è stato più a Fiuggi che a casa sua. Allora... Paolo Montero diceva o passa la palla o passa il giocatore, tutti e due insieme no. Minincleri non è passato, la palla sì, semplice. Ora, non so se questo commento poi riassuma il caso di specie, però insomma, continuiamo a vedere il prossimo turno, ragazzi, che siamo veramente in chiusura. Pineto Matese, Recanatese Vastese, San Benedettese Castelnuovo, Tolentino Notaresco e Trastevere Fano. Vi ricordo che in settimana ci sarà Notaresco Matese,
recupero della giornata di campionato, la prima delle due che il Notarisco ha saltato per casi Covid nel proprio gruppo squadra, e quindi poi insomma vedremo come andrà a finire. Roberta, sei un mito, l'orgoglio di tutte noi donne. Wow, grazie. Sei mandata da solo questo messaggio? No, non è... Ma ho le mani, no, ho il telefono impegnato nella diretta, okay. E alzo le mani. Ok, allora è confermato. Poi andiamo a controllare. Presumo sia una donna. No, ha detto l'orgoglio di tutte noi donne, ci mancherebbe. Appunto, ecco. Ok, va bene ragazzi. È stata una giornata lunghissima, io ringrazio tutti, Stefano, Roberta, Andrea, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Domani sera. Ciao. Domani sera io vi consiglio di non perdere chiaramente l'appuntamento con Replay, perché sono tante le questioni da affrontare. Anche il nostro Loris Bennato non si perderà un appuntamento e si preannuncia scoppiettante. C'è tanta carne al fuoco. Eh sì. Domani sera alle 21, ovviamente Replay di Enrico Rocchi, poi ricomincia la nostra settimana, martedì con Proteramo. Beh, anche Proteramo non va persa. Solo sai cosa? Che questa settimana è più dal punto di vista quasi giuridico che sportivo, cioè come fai adesso a dire, sai, ha messo a Zsuzmanovic mezzala, un po' complicato in questo momento, sarà... Cioè si entrerà meno nel tecnico, un po' più dal punto di vista tecnico sportivo. Intanto Napoli-Lazio 3-0, praticamente sono noi che abbiamo perso con la Lazio, va bene, grazie a Maurizio da qui in regia, a Samuele Mucci al coordinamento, grazie a tutta la squadra di TV6, grazie, siete stati fantastici anche oggi, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo settimana prossima, sabato con l'Abruzzo del pallone per Pontedera-Teramo e poi domenica per la Serie D e per Grosseto-Pescara. Buona domenica.